Mister, gara difficile contro una squadra che non viene da buoni risultati, effettivamente nelle ultime giornate, però una squadra a mio avviso insomma ben costruita in estate. Sì, pienamente d'accordo, è una squadra che viene da 5 KO consecutivi fuori casa, ma è una squadra che ha dato del filo da torcere a tutte le squadre che ha affrontato, quindi sappiamo di incontrare una squadra di categoria, una squadra esperta, perché giocano calciatori navigati, è una squadra estremamente fisica, che ha una buona organizzazione di gioco e quindi come tutte le partite è una partita difficile. Ma è un calcio propositivo, è una squadra che ha vinto l'anno scorso il campionato, è una squadra che ha, ripeto, una buona manovra, una squadra estremamente fisica, esperta, come ho detto prima, che verrà a giocarsi la partita, perché tutte le gare che abbiamo visto è una squadra che comunque cerca di essere pericolosa, di giocarsi la partita e spero e mi auguro che sia così anche a Catanzaro. Mister, dicevamo, il Picerno non vive un buon momento, il Catanzaro viene da tre risultati così così, diciamo, io direi negativi. E, insomma, bisognerà cercare di invertire la rotta in questa partita, anche in considerazione del fatto che, come diceva giustamente, come ha detto giustamente lei, insomma, questo mese di dicembre avrebbe dovuto essere un mese importante di risposte importanti che, insomma, in qualche modo stanno mancando. Ma io sinceramente faccio un po' fatica a capire questa negatività che c'è intorno al Catanzaro, questo pessimismo cronico. Ed è normale che questo mi amareggia da una parte, perché mi rendo conto che Catanzaro è una piazza che è partita con propositi importanti, diversi, però poi bisogna capire anche la realtà delle cose, ed essere seri, secondo me. E da questo punto di vista io alla mia squadra non rimprovero assolutamente nulla. Perché all'inizio ci sono 7-8 squadre che vogliono vincere, ma vincere non è mai facile. Poi bisogna capire il decorso del campionato, le problematiche eventuali che ci sono state, che non sta a me giudicarle, e poi calarsi in quella che è la realtà di questo campionato, che vede il Catanzaro in una zona playoff, è una classifica molto corta. Mi dispiace quando leggo che sono degli spareggi, magari le partite come quelle di Pagani. Perché in effetti sono spareggi, perché la Paganese ha 24 punti ed è in concomitanza con la Casertana che è nei playoff come ultima classificata. E quindi se si va oltre poi vuol dire che non c'è la volontà di capire le difficoltà del campionato. È un campionato, ripeto, che va giocato con estrema attenzione e con grande concentrazione, perché partite facili non esistono e non esisteranno mai. Basta vedere ieri, e parlo di un campionato che è superiore. Chievo-Jugoslavia, il Chievo vinceva 2-0 con la terzultima, ha perso 3-2. Se andiamo poi fuori o vogliamo forzatamente essere pessimisti, capisco fino a un certo punto il giochino, però certamente non sono d'accordo su questo. Ripeto, io ho il piacere di allenare questa squadra da 50 giorni, è una squadra che difendo perché vedo come si allena, tra le difficoltà che sono tante. E vincere non è facile, per vincere bisogna programmare, bisogna essere seri, bisogna crescere da tanti punti di vista e quindi a partire dalle strutture, perché noi basta vedere quando piove 3 giorni dove ci alleniamo, andare al Ceravolo B significa allenarsi su un campo da calciotto e quindi perdi quelle che sono le misure anche del campo e quindi bisogna crescere per programmare. Perché bisogna creare i presupposti per poter vincere, che in questo momento sicuramente non ci sono, ma questo l'ho detto 1 mese e mezzo fa. Ho detto, se pensassimo alla Regina o alla Ternana, vuol dire che non saremmo seri. Il Catanzaro deve pensare a costruirsi un campionato nella griglia dei playoff, giocarsi ogni partita come se fosse una finale e cercare di scalare in avanti la classifica. Perché mi insegnate che la Ternana l'anno scorso, che spendeva 1 milione al mese, si è salvata all'ultima giornata. E facendo grande fatica. Quindi mi dispiace quando mi fanno leggere alcune cose, perché io so benissimo dove sono arrivato, so benissimo di essere una persona per bene, di questo me ne vanto, ma di non essere poi un coglione, perché se poi si passa dal non capire, no, la buona educazione in questo mondo che è particolare,
al non avere le idee chiare vuol dire che siamo fuori strada. Ecco, quello che mi dispiace è che io noto e sento del pessimismo che è esagerato, e di questo me ne dispiace certamente, perché questa squadra secondo me andrebbe aiutata, questa società andrebbe supportata, e non vedo la volontà di accompagnare questo Catanzaro in 6 mesi di lavoro, che sono fondamentali, perché se andassimo dietro a tutte le negatività faremmo fatica, no? a sviluppare lo stesso campionato, andremo fuori strada. Ripeto, io ci metto la faccia, difendo la squadra perché vedo come lavora, vedo l'impegno che ci mette, vedo le difficoltà che ci sono, e quindi dico che bisogna o bisognerebbe remare tutti dalla stessa parte. Mi consenti di dire una cosa? Ora siamo in conferenza stampa, però mi consenti di dirlo lo stesso. Qua non si danno responsabilità a chi come lei è arrivato a me. No, ma io me le prendo le responsabilità. No, vabbè, però insomma mi lasci dire. Il discorso qual è? Che le aspettative, come lei dice, erano ben diverse. E quindi vedere una posizione settima in classifica, lei dice Ternana, eccetera, eccetera, sopra ci sono anche monopoli potenze, per dire, no? Anche squadre che forse non hanno fatto gli stessi investimenti che ha fatto il Catanzaro. Quindi in definitiva è una data deludente. Questo credo che ci sia poco da dire. E quindi nel momento in cui evidentemente le critiche vengono mosse, proprio perché si tratta di una nota del... Ho capito, però bisogna capire il momento. Capire tutto quello che vuole. Perfetto. Però le aspettative di una piazza non sono quelle che lei sta dicendo adesso. La realtà è questa. Ho capito, la realtà è questa. È una realtà che sta deludendo, e quindi perfetto. Una piazza delusa inevitabilmente reagisce con una piazza Io delusa. Ripeto. E non si può pretendere che una piazza delusa reagisca con contentezza. Assolutamente no, però bisogna capire la realtà delle cose, bisogna essere ottimisti, perché altrimenti vuol dire che noi in questi sei mesi... Lei dice che bisogna essere ottimisti, ma è una sua considerazione. Assolutamente. Io non so se per 10.000 quelle persone che verranno allo stadio riescano a essere ottimisti qui a Catanzaro dopo tutto quello che stiamo passando, capisce cosa vuol dire? Sì, ma io capisco il suo punto di vista e lo apprezzo, tra l'altro... Non capisco perché dica che qualcuno la voglia far passare per fesso. No, questa è una considerazione perché ho letto qualche settimana fa, perché mi arriva la rassegna stampa ogni giorno, sinceramente non la leggo più, quando leggo Grassadonia è una persona troppo per bene e non ha capito dove si è ficcato, io l'ho capito benissimo dove sono venuto, anzi, potevo benissimo, perché la società mi aveva detto mister, subentri magari dopo la partita di Bari. Io sono subentrato il giorno prima e mi prendo tutte le responsabilità, però voglio dire, bisogna capire la realtà delle cose. Quello che è successo prima a me non interessa, io so solamente che a lei non interessa. Perfetto, però giustamente non deve interessare a noi, non interessa, certo, però quello che voglio far passare è che questa squadra andrebbe aiutata o va aiutata, perché se si critica ad ogni situazione e si pensa che il Catanzaro debba obbligatoriamente vincere tutte le partite, noi sappiamo che dobbiamo fare di più, possiamo fare di più, però vorrei che ci fosse una maggiore serenità nei giudizi. È stato uno spettacolo vedere tutta la gente che è venuta a Vibo, perché c'era una gradinata piena, e quindi l'entusiasmo di questa piazza, il bello di questa piazza è questa. E certo, ripeto, sappiamo che possiamo dare di più, dobbiamo dare di più, però vorremmo anche essere accompagnati, perché ci sono 6 mesi di lavoro davanti, è un campionato tutto da conquistare, c'è una Coppa Italia che potrebbe aprire scenari importanti, però mi rendo anche conto che questa squadra andrebbe aiutata. Non si può chiedere a questa piazza di essere... Io questo è il mio pensiero, però è normale, ripeto, che se c'è una passività o una negatività, e parlo di chi dovrebbe aiutarci e di chi fa informazione, quindi io non mi sto... Questo è il mio pensiero, ripeto, perché vedo una negatività che in questo momento... E faccio fatica a capire. Cioè, questo è il mio pensiero. Parte per andare in Serie B, si ritrova settimo, bisogna pure applaudire. Ma non parlo di applaudire. Io non sto parlando di applaudire, sto cercando di portare avanti quello che è il mio discorso. Che è questo, e magari è diverso dal vostro, ma ognuno ha la sua opinione. E io porto avanti quella che è la mia opinione, perché ripeto, è un campionato che bisogna conquistarsi. No, e questa è la sua opinione che io rispetto. Come l'opinione di altri che io rispetto, però vorrei che si facesse luce su quello che deve essere il campionato del Catanzaro e che bisogna essere ottimisti, perché altrimenti dovremmo chiudere oggi il discorso e dire che è un campionato che è stato fallimentare e poi ci troveremmo in situazioni diverse e difficili. Questo ci tenevo a dire.
rivedendo la partita di Vibo, c'è l'impressione che la squadra a livello individuale sia anche di nuovo impaurita, soprattutto in trasferta. Vengono sbagliate cose anche semplici da parte di giocatori che ci avevano abituato a ben altro, che l'hanno fatto vedere e dimostrato più volte. Io ho scritto l'emblema, che quello che secondo me è l'emblema di questo momento un po' così del Catanzaro, proprio Canutelli. In altre occasioni è stato devastante e ultimamente gli sta mancando un po' quel guizzo che l'aveva reso decisivo in più occasioni. C'è anche questa negatività di fondo che lei pensa possa incidere sul morale della squadra? Ma certamente la squadra non è contenta, no? Lo dicevo prima, sappiamo che possiamo, dobbiamo dare di più, però è normale che la squadra lavora, sta lavorando bene, sta cercando di metterci tutto l'impegno possibile. Poi è normale che sappiamo benissimo che ci mancano 2 punti di Vibo, perché era una partita che volevamo e dovevamo portare a casa, e certamente è una squadra che non è tranquilla, perché magari questa negatività la subisce forse fin troppo, e quindi anche la visita del presidente in settimana mi ha fatto piacere, perché è importante avere la proprietà vicino, soprattutto ai calciatori, che debbano ritrovare al più presto una serenità e una libertà mentale che deve assolutamente esserci, che magari in questo momento non c'è. Mister, chiaramente senza svelare quelle che saranno poi le sue scelte in vista della partita, le faccio una domanda che in parte le ho fatto già a Pippo Valenzi dopo la partita, ovvero come aveva giudicato le prestazioni di Livio e Giannone. Insomma, è stato soddisfatto nello specifico da Giannone in quella posizione? Sì, sono stato soddisfatto, certamente la prestazione di Lorenzo su quel campo di Livio è stata un po' condizionata, perché il campo era pesantissimo, poi abbiamo avuto la fortuna di rimanere in 10 e abbiamo optato per una punta in più, però ripeto, la prestazione dei ragazzi, di chi è sceso in campo dall'inizio, da chi è subentrato, è stata buona. Insomma, c'è mancato lo zampino finale e dobbiamo guardare avanti. Giannone in quella posizione? Sì, mi è piaciuto, è la sua posizione naturale, quella di esterno largo, e deve trovare anche lui continuità, perché è normale che giocare a singhiozzi non fa bene, però ha fatto una buona partita. Mister, una domanda: secondo lei questa squadra in questo momento lo può supportare il Firenze? Sì, stiamo lavorando sugli equilibri, stiamo lavorando su tante situazioni, anche se a singhiozzo, per queste partite forzate una dopo l'altra, però ripeto, è una squadra che sta lavorando bene, sta lavorando in maniera seria, in maniera scrupolosa, quindi assolutamente sì.